Omicidi, risse e rapine, emergenza baby gang. A Napoli dilaga la violenza che vede protagonisti giovani e giovanissimi. Mentre proseguono le indagini sulla morte del 15enne Emanuele Tufano, la polizia ha arrestato 3 minorenni che nei mesi scorsi avevano terrorizzato la città. Stellantis, futuro a rischio, la Chiesa scende in campo. Nota congiunta dei vescovi di Nole e Acerra. Inaccettabile il disimpegno dell'azienda, la dignità delle persone viene prima di tutto. Appello alle istituzioni a ricercare il dialogo per rilanciare le politiche industriali sul territorio regionale. Avellino, caos in carcere, scatta il maxi trasferimento. 2 evasioni e una spedizione punitiva con un recluso sfregiato. Dopo il caos a Bellizzi, linea dura dello Stato, 50 detenuti hanno lasciato il penitenziario irpino verso altre destinazioni. Soddisfatti i sindacati. Autonomia, De Luca insiste, la riforma divide l'Italia. Il governatore fa tappa a Sala Consilina, nel Salernitano, e lancia un monito agli amministratori locali. Sanità e scuola a rischio, serve un fronte comune per difendere il Sud e lanciare la sfida per sburocratizzare il paese. Imprese innovative, il Sannio al top. La provincia di Benevento ha il più alto numero di start-up medio-piccole, un territorio che può contare anche sugli investimenti dell'università. Il rettore Canfora, per avere successo servono le competenze. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione del TG di 8 Channel TV. In apertura all'emergenza baby gang a Napoli, continuano le indagini sull'omicidio del 15enne Emanuele Tufano. Intanto la polizia ha arrestato 3 minorenni con l'accusa di tentato omicidio aggravato. Sara Butte. Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio del 15enne Emanuele Tufano. Gli inquirenti si stanno concentrando su 2 minorenni, uno di 17 e l'altro di 15 anni, entrambi del quartiere Mercato, che avrebbero ammesso di aver preso parte a uno scontro a fuoco tra 2 bande di giovanissimi quella drammatica notte all'alba del 24 ottobre scorso nel centro di Napoli. Sentiti dai PM della Procura per i minori, sono stati rilasciati. Secondo quanto dichiarato dal 17enne a rispondere al fuoco e uccidere Emanuele, sarebbe stato il suo amico 15enne, però per difendersi 20 bossoli repertati in strada. Il 15enne dal canto suo avrebbe fornito alcune ammissioni, respingendo però di avere un ruolo nella morte del suo coetaneo. Una scia di violenza senza fine nel capoluogo. In queste ore la polizia ha arrestato 3 minorenni. Devono rispondere di tentato omicidio aggravato, detenzione di armi da sparo, furto con strappo, ricettazione e lesioni. Le indagini avrebbero accertato che tra maggio e luglio di quest'anno hanno utilizzato armi da fuoco per commettere reati anche contro il patrimonio in luoghi affollati di giovani e furti a diversi turisti e cittadini in centro città, esplodendo colpi di pistola verso persone completamente estranee agli ambienti criminali. Furto di banche dati e dossieraggio sui politici. Il ministro Nordio a Napoli, ospite di Casa Corriere, avverte: servono più sforzi per proteggere i nostri dati. Strianese. Non saremo al sicuro fino a quando la legge e la tecnologia a nostra disposizione non sarà riuscita ad allinearsi con quella della criminalità. Lo ha detto il ministro della giustizia Carlo Nordio in videocollegamento con Casa Corriere in corso a Napoli, commentando il nuovo caso legato all'hackeraggio, stavolta alla procura di Milano, che ha portato a 6 misure cautelari. Quanto al rapporto con la magistratura, il titolare di Grazia e Giustizia assicura: nessuna pressione. Io sono il primo a auspicare, da ex magistrato, da ministro della giustizia, soprattutto da cittadino, una conciliazione, ma anche di più di una conciliazione, che presuppone una guerra passata, presente o chiamiamola come vogliamo. No, una serenità di rapporti come quella che è sempre stata auspicata da Mattarella. E il fatto è che bisogna essere in due per avere una situazione, diciamo, di armonia. Ora, realisticamente, io so che alcuni politici hanno usato delle parole molto forti nei confronti di alcuni magistrati,
ma so anche che alcuni magistrati hanno usato parole violentissime nei confronti dei politici. Quello che non è negoziabile è la riforma costituzionale. Come cittadini e come cristiani non possiamo accettare una transizione contro il lavoro e con costi sociali enormi. Così i vescovi di Nole Acerra, Monsignor Francesco Marino e Monsignor Antonio Di Donna, a proposito del futuro degli stabilimenti Stellantis in Campania. Solidarietà ai dipendenti per il momento drammatico che stanno vivendo insieme alle loro famiglie a causa del record della cassa integrazione, della produzione al minimo storico. Dai vescovi campani poi l'invito alle istituzioni a bloccare questa deriva pericolosa. Ed ora in Irpinia, tensioni e violenze al carcere di Avellino, trasferiti 50 detenuti dal settore di alta sicurezza. Un primo segnale assicurano i sindacati, mentre la Camera Penale in segno di protesta annuncia l'astensione dalle udienze. Vediamo il servizio. Dopo le violenze e le continue emergenze nel carcere di Bellizzi, oggi la prima risposta della Polizia Penitenziaria e dell'amministrazione delle carceri, che ha disposto il trasferimento di una cinquantina di carcerati dalla cosiddetta alta sicurezza. Operazione coadiuvata da un massiccio servizio d'ordine pubblico predisposto dalla Questura di Avellino e al quale hanno preso parte Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. I detenuti sono stati dislocati in diverse case circondariali del territorio. Il trasferimento è stato necessario dopo i gravi eventi critici che si sono succeduti nel carcere di Avellino con un'escalation di violenza inaudita, ultimo la spedizione punitiva su un detenuto di 25 anni ridotto in fin di vita, nonché le ripetute e circostanziate segnalazioni da parte dei sindacati. Inoltre, solo l'altro giorno l'onorevole Francesco Maria Rubano ha effettuato una visita ispettiva presso la casa circondariale di Bellizzi. Lo scenario che si è presentato già dal superamento del primo cancello di sbarramento è stato disastroso, ha dichiarato. L'onorevole insieme al segretario regionale ha incontrato il prefetto a cui sono state esposte le gravi criticità. Ma le tensioni nel carcere di Avellino hanno toccato anche la Camera Penale, che ha proclamato un'astensione di 3 giorni. Non può e non deve rimanere inerte, insensibile dinanzi a tale situazione che mina alla radice i valori minimi dello Stato di diritto, scrive in una nota che a fronte della complessiva inerzia dimostrata dagli organi competenti rispetto ai fatti innanzi descritti non si può assumere l'iniziativa di protesta più vibrata tra quelle disponibili, poiché si ritiene che solo l'astensione dalle udienze assolve al compito di stimolare il Ministro della Giustizia e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per riportare la legalità al carcere di Bellizzi. Pubblica istruzione e sanità a rischio con l'autonomia differenziata si divide l'Italia. Così il governatore della regione De Luca nel corso di un incontro con gli amministratori salernitani. Vediamo il servizio. Vincenzo De Luca rilancia la battaglia contro la riforma dell'autonomia differenziata che porta la firma del ministro Calderoli. Tappa nel Vallo di Diano a Sala Consilina per un confronto con gli amministratori salernitani. L'inquilino di Palazzo Santa Lucia rilancia i timori per il futuro. Ci sono due campi nei quali dobbiamo fare attenzione, la sanità pubblica e la scuola pubblica. L'autonomia differenziata significa la rottura del sistema sanitario nazionale. Oggi il personale sanitario ha contratti nazionali, così il personale scolastico. Con l'autonomia differenziata si possono fare contratti regionali, in questo caso abbiamo spaccato l'Italia. De Luca sottolinea che sull'autonomia si può discutere, ma partendo da temi che possono essere utili per tutto il paese, da nord a sud. Dobbiamo unire le forze produttive e spiegare che noi siamo contro la situazione attuale. Non intendiamo mantenere la situazione immobilizzata. L'Italia affonda in una palude burocratica e la linea sulla quale unire le forze dinamiche del nord e del sud è esattamente quella che noi abbiamo indicato, burocrazia zero. Non rompere l'unità d'Italia, ma sburocratizzare il paese, modernizzare l'Italia, eliminare i 3.000 vincoli, 3.000 pareri che siamo ancora oggi costretti a chiedere ai ministeri centrali.
Non si è fatta attendere a Benevento l'azione dei carabinieri dopo la maxi rissa dell'altra sera che aveva portato al ferimento di 5 persone. I militari hanno infatti denunciato 7 persone di età compresa tra i 21 e i 35 anni. Dalle indagini, che sono state supportate anche dalle immagini di alcune telecamere presenti nella zona, è emerso che tutto era iniziato con una lite scoppiata durante una festa di compleanno in un locale, sembra per vecchi rancori tra due tunisini e un giovane brasiliano. Poi la zuffa aveva coinvolto anche altri giovani di nazionalità italiana. Ed ora in Irpinia, a Festa dell'Unità d'Avellino, al centro del primo dibattito la crisi idrica e il futuro del ciclo integrato delle acque. Rossella Stranese. Si è aperta la Festa dei Democratici Irpini al Viva Hotel di Avellino, due giorni di confronti sui grandi temi politici e sociali. Al centro del primo dibattito la crisi idrica e il futuro del ciclo integrato delle acque nella provincia che, vale la pena ricordarlo, rappresenta il primo bacino idrografico del centro-sud. Per il vicepresidente della regione Fulvio Bonavitacola, invitato a intervenire, ormai ci sono le condizioni strutturali per superare definitivamente la crisi, ma la strada è ancora lunga. Innanzitutto dobbiamo dare attuazione al nuovo accordo tra la Campania e la Puglia. Dopo anni di trattative è definito un accordo che consente di incrementare i flussi da Cassano per il territorio irpino in modo significativo. Dopodiché occorre realizzare delle opere che si stanno facendo, la Regione ha finanziato per 6 milioni il potenziamento delle opere elettromeccaniche e delle adduzioni da Cassano. Nel contempo dobbiamo contrastare la dispersione. È chiaro che il presupposto di tutti questi ragionamenti è che Alto Calore faccia l'Alto Calore, cioè la società continui la sua attività. Usciamo da anni difficili, c'è una istanza di concordato, siamo in attesa di un provvedimento che ci auguriamo si concluda positivamente, di omologa del concordato da parte del Tribunale di Avellino. Un minuto dopo bisognerà definire un programma di rilancio, di risanamento finanziario e di rilancio operativo di Alto Calore Servizio. Il Sannio è tra le province con il più alto numero di piccole e medie imprese innovative, le start-up, un territorio vivace con imprese grazie all'Università del Sannio, il servizio. Il Sannio, vero incubatore di start-up, giovani che dopo l'università si lanciano nel mondo delle nuove imprese. Il dato è emerso durante la presentazione a Benevento delle imprese digitali giovani più performanti. Un dato direttamente collegato all'attività universitaria dell'Ateneo del Sannio, che ha ora presentato il bilancio, che è più che positivo a guardare il numero di laureati che si mette in gioco. È uscita fra le province che ha il più alto numero di PMI innovative in percentuale rispetto al numero di abitanti. Questo è un fatto positivo, dimostra la vivacità di questo territorio, la vivacità di questa università. È evidente che se su questo territorio nascono, si sviluppano e hanno successo imprese innovative, è perché c'è un'università che ha saputo aprire le proprie porte, che ha saputo mettere le proprie competenze a disposizione del territorio. Bilancio positivo, ma serve continuare a lavorare, il monito del rettore, che ha anche rimarcato l'importanza della sinergia tra università e tessuto produttivo. Per fare impresa ci vogliono tre ingredienti: competenze, 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 con una buona dose di entusiasmo per far sì che queste competenze si trasformino in progetti vincenti. Noi lavoriamo con imprese, con istituzioni, con associazioni per portare avanti un progetto complessivo di sviluppo economico, ma anche culturale e sociale di questa provincia. Salerno ricorda le vittime della tragica alluvione del 1954, fu uno dei disastri naturali più gravi d'Italia con 318 morti. Sara Butte. Un fascio di fiori lasciato davanti al monumento eretto al cimitero di Salerno, dove furono sepolti i corpi dei salernitani vittime dell'alluvione del 1954, a 70 anni dalla tragedia. Il sindaco Vincenzo Napoli ha reso omaggio alla memoria di chi ha perso la vita durante uno dei più grandi disastri naturali d'Italia. 318 i morti tra il capoluogo e la costiera amalfitana, 250 i feriti e oltre 5.000 gli sfollati. Poi la ricostruzione di interventi
intere zone del capoluogo che pianse 102 vittime. È un gesto sobrio, simbolico, senza fanfare, ma per significare un ricordo che non passa, un ricordo che non muore, un dolore che non muore. Si chiudono così una serie di appuntamenti per mantenere vivo il ricordo di chi ha perso la vita in modo così drammatico. Siamo stati a Canalone per, insieme al comitato di quartiere, per ricordare la tragedia che coinvolse quel quartiere. Don Luigi, che è il parroco della zona, elencò uno per uno i nomi dei caduti in quella tragica notte. È stata una cerimonia anche lì sobria e credo che quanto abbiamo fatto sia stato semplicemente doveroso nei riguardi di quelle persone, di quelle donne e uomini che morirono in quella tragedia del 54. In centinaia in piazza del Plebiscito per le iniziative di prevenzione promosse per il weekend con il villaggio Salute per Tutti, screening gratuiti e momenti di approfondimento. Vediamo. In centinaia in fila per le iniziative di prevenzione promosse a Napoli, dove in piazza del Plebiscito è stato inaugurato il villaggio Salute per Tutti, una 2 giorni aperta a tutti e totalmente gratuita, con la partecipazione di medici e specialisti ed operatori sanitari che offrono consulenze ed effettuano check-up e screening in diverse discipline, dalla prevenzione cardiovascolare alla diagnosi precoce di patologie oncologiche fino alla nutrizione, al benessere psicofisico e alla medicina veterinaria. È già la terza edizione, noi siamo presenti come ASL Napoli 3 Sud e riteniamo che questa manifestazione sia veramente importante per avvicinare soprattutto i cittadini a quelli che sono gli screening della prevenzione. La sanità di prossimità è la vera strada per dare una risposta a tutti per un bisogno che è enorme, ha spiegato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Molto importante che se oggi ci sia un approccio alla sanità, alla salute, che sia sempre più di prossimità, vicino soprattutto ai più fragili, a chi ha difficoltà di accesso. Quindi questo progetto che stiamo portando avanti insieme all'assessore Sant'Agata, oltre che a Piazza Plebiscito, è nostra intenzione di portarlo nei quartieri. È un momento importante anche per far conoscere ai cittadini anche l'eccellenza che noi abbiamo sul nostro territorio, ma rappresenta anche un momento di inclusione. Oggi dilaga sempre di più purtroppo il fenomeno della povertà sanitaria. Proprio ieri è uscito un articolo sul quotidiano Sanità, un anziano per 65 su 4 rinuncia alle viste e questa è una grande occasione per rientrare in quella che è la filiera di prevenzione. A Napoli, alla Mostra d'Oltremare, prosegue il fine settimana dedicato alla moda sposa con tutto sposi tra sfilate, dolci e numerosi eventi. Vediamo il servizio. Seconda giornata di eventi alla Mostra d'Oltremare per tutto sposi, la 35esima edizione della Fiera Internazionale dedicata al mondo del wedding che ha preso il via ieri a Napoli, tra sfilate, grandi marchi e una vasta gamma di proposte. Spazio ovviamente ai fiori anche per le bomboniere, in questo caso parliamo di bonsai. Sì, è un'idea che è nata una decina d'anni fa. Noi ci occupiamo principalmente di bonsai, siamo un vivaio specializzato in bonsai e questa è nata un po' come esigenza, perché prima gli sposi compravano da noi solo i bonsai, ma poi era difficoltoso portarseli magari per farli confezionare e quindi abbiamo poi pensato di realizzare delle belle confezioni da dare agli sposi già dalla nostra azienda. Quali sono le mete preferite per il viaggio di nozze? C'è un grande rientro dell'Africa, un grande ritorno dell'Africa, ma ancora tanto Giappone e per fortuna ancora di nuovo tanta Polinesia francese. La dolcezza alla fine di un evento che non guasta mai, dopo una giornata che per chi affronta un matrimonio, dare una giusta conclusione, una conclusione che è fatta a momento, perché in questo caso noi trattiamo il prodotto Graffa che ormai ha girato un po' tutta Italia, siamo presenti infatti in tanti punti vendita e abbiamo voluto comunque regalare la possibilità di offrirle alle persone che lo vogliono un momento goloso, un momento zuccherino, un momento che possa dare felicità. Questa notte lancette indietro di 60 minuti, torna l'ora solare, si potrà dunque dormire un'ora in più. In compenso da domani farà buio prima, come ogni anno dal 1965, l'ultimo fine settimana di ottobre si abbandona l'ora legale.
Bene, termina qui l'edizione serale del TG di 8 Channel TV. Ora le previsioni meteo e una buona serata a tutti voi.